Buongiorno, sono Chiara Natale, dottoranda del CREA-IT, Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazione Agroalimentari di Roma. Qui al CREA vi mostreremo il lavoro che svolgiamo con diversi tipi di cereali e sottoprodotti che ne derivano. Il centro è dotato di un impianto di pastificazione, di diversi impianti per la macinazione della granella e di laboratori come questo qua in cui mi trovo, in cui svolgiamo ogni giorno analisi qualitative e quantitative su granella e sottoprodotti. Inoltre, il centro ha messo a punto nei diversi anni un procedimento per la produzione di pasta integrale. Si parte dalla decorticazione della granella, che consente di eliminare gli strati più esterni del chicco in modo da rimuovere eventuali contaminanti che possono essere presenti proprio in questi strati. Successivamente, la granella viene introdotta in un mulino innovativo, il micronizzatore. Questo ci consente di effettuare una macinazione ultrafine del chicco ottenendo delle particelle più facilmente lavorabili. Si passa quindi al turboseparatore, che è uno strumento che permette di separare le particelle ottenute con la macinazione a seconda del loro peso specifico. Otteniamo così due frazioni, quella grossolana e quella fine, che sono ricche in composti bioattivi differenti che possono poi essere analizzati in laboratorio. Queste frazioni specifiche vengono poi aggiunte alla semola tradizionale, ottenendo così una pasta per metà di semola tradizionale e per metà di semola micronizzata e turboseparata. La pasta ottenuta è stata assaggiata da consumatori che l'hanno trovata gradevole. Inoltre, la pasta è ricca di composti bioattivi antiossidanti e fibre. Questo processo non è stato fatto solo sul grano duro, ma su diversi tipi di cereali, tra cui il grano monococcolo. Questo particolare cereale è stato il primo ad essere coltivato dall'uomo ed è di grande interesse per la ricerca, poiché risponde bene alle esigenze di agricoltura sostenibile indicate dalle linee guida europee di agricoltura a basso input ed alto reddito.